tutti. Questa sera ci troviamo qui a Piazza Marinella, in Piazza Sant'Anna, per il secondo comizio della lista numero 2, Insieme per Albanella. Ora presentiamo i candidati al Consiglio Comunale. Cammarano Gianpaolo. Cammarano Maria Teresa. Catauro Ezio. De Marco Alfonso. Gaudiano Orfeo. Mazza Giovanni. Mazzarella Valeria. Pasquarella Salvatore. Piesco Caterina. Polichetti Antonio. Sabia Paola. Santa Lucia Luana. Ora chiamiamo sul palco il candidato a sindaco Giuseppe Capezzuto. Buonasera Marinella, grazie. Grazie. Questa sera devo dire che sono un po' emozionato. Non fate così. Oh, questo ti tocca, ti tocca. Anche i bambini che stanno qui mi emozionano, eh. Allora, sono felice di essere qui, questa piazza per me ha tanti bei ricordi. Tanti bei comizi abbiamo fatto qui a Marinella e sono felice, veramente sono felice di essere qui. Prima di far parlare un po' la mia squadra e anche farsi conoscere più a fondo di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, tocca a me aprire e dare a voi qualche risposta, perché vi confesso che questa mattina ho seguito un po' i comizi che si sono susseguiti delle altre liste e, per amore di verità, qualche cosa la devo dire, ovviamente con educazione, come noi facciamo sempre, però qualcosa la devo dire. E voglio iniziare dal comizio di ieri sera. Io amo fare così, mi piace interagire con voi facendovi vedere le cose con i numeri, le fotografie e quant'altro, e iniziamo proprio da ieri sera. Ad Albanella è stato detto che il UF se n'è voluto andare, perché se n'è voluto andare, però se torna che ben venga. Non è andata proprio così, perché, e ve lo voglio far vedere, non lo dico io, intanto l'oasi era questa, l'abbiamo lasciata così, almeno abbiamo le foto, e il presidente nazionale dell'oasi, dell'UF Italia, Antonio Camo, venne qui ad Albanella. Queste sono foto dell'inaugurazione, no? Quando iniziò la gestione dell'UF, e lui da Roma venne ad Albanella e accettò di gestire, da un punto di vista naturalistico, l'oasi UF di Albanella. E lui è proprio quello lì, avanti a me seduto. C'è anche Angela. E fu una bella giornata, una bella serata. Cosa accadde nel 2015? Non lo dico io. Non lo dico io. Ecco qua. UF, questi sono articoli di giornali dal mattino. Il UF lascia il bosco di Camerine, lettera al sindaco di Albanella, nessun presupposto, rimuovete il nostro logo. Cioè, questa è una brutta pagina, una brutta figura che facemmo. Ad incrinare i rapporti tra ente comunale e UF pare sia stato l'inserimento del logo in una sagra di paese. Andiamo avanti, stile TV. Un colpo durissimo sotto il profilo dell'immagine, della promozione turistica e territoriale per il comune di Albanella, che paga l'incapacità in quest'anno di riattivare e rilanciare adeguatamente il sito naturalistico. Ragazzi, non lo sto dicendo io, questi sono articoli di giornali del 2015.
Anche Info Cilento, il presidente UF Ose Antonio Cani conferma lo scioglimento dell'accordo. Avete capito? Uno è bravo a mistificare le cose, a plasmarle secondo i propri convincimenti, ma la realtà è questa, non lo dico io. Sono articoli di giornale del 2015, il WWF se n'è scappato. Il nostro impegno è quello di farlo ritornare. Sarà difficile probabilmente, ma ce la metteremo tutta. E un'altra cosa, devo dire un'altra cosa importante, sempre ieri sera è stata detta al comizio, un parlamentare, hanno detto devi prima far arrivare i soldi, come se un parlamentare, un senatore, un onorevole va a Roma, riempie gli scatoli di soldi e poi gira ai comuni, ai vari sindaci, questo è per te, questo milione è per te, cioè prima fai arrivare i soldi, ma non è così che funziona. Gli enti pubblici, i comuni, le amministrazioni, i sindaci, gli assessori, gli uffici tecnici devono progettare, esce il bando, prepari il progetto, poi se hai fatto un bel progetto coerente con il bando lo fai finanziare. Allora voi mi spiegate se l'onorevole, il senatore, il presidente del consiglio non riceve progetti a Roma, come li deve far finanziare? E siccome si parla tanto di questo, diciamo, ma ci voglio correre sopra, perché sennò diventa anche pesante dire sempre le stesse cose, il PNRR è fatto proprio per questo, che è Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono tanti soldi, tanti miliardi di euro che saranno spesi, e vi voglio far vedere con queste brevissime slide come funziona, come può dopo un onorevole, un senatore interagire con un'amministrazione. Ecco qua, escono i bandi, chi lo può fare? C'è scritto comuni, comuni, regione, comuni, città, regioni, comuni, città, regione, comuni, così funziona. C'è scritto anche quanti soldi ci sono, 600 milioni di euro, 2 miliardi e 415 mila euro, ecco. Questo è stato già approvato a Roma, poi i bandi usciranno ciclicamente fino al 2026. Questi soldi dovranno essere spesi, quindi ci vuole un'amministrazione in grado di preparare i progetti, portarli a Roma e farli finanziare. E io per questo sono qui, perché se non ora, se non lo facciamo ora, quando dovremmo farlo per Albanella? Vedete? Ecco qua, ancora, la missione 2, componente 3, comuni, città, province, comuni, città, questi possono partecipare ai bandi. Poi c'è anche la missione per i privati, ma noi in questo momento ci interessa l'ente pubblico per far finanziare i nostri progetti, e il nostro programma elettorale l'abbiamo calibrato su questo piano. Vedete? Sono tanti. Comuni, 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 città e province, vedete? Non vi voglio leggere l'oggetto delle varie misure, ma sono tutte cose coerenti per scuole, impianti sportivi, strade, infrastrutture, per rendere questo paese vivibile e accogliente. Rientra tutto in questo piano, ma se non ci sono i progetti, i soldi non arriveranno mai. Vedete? È lunga la lista. Qua siamo entrati un po' più dentro al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio nei bandi, come direbbe qualcuno, nella carne viva del piano. Questi sono i fondi stanziati che arriveranno prossimamente. Sono tanti, io non li voglio leggere perché sennò diventa veramente complicato entrare in queste cose. Vedete, sport e inclusione sociale, comuni, in totale 700 milioni di euro. Strategia nazionale per le aree interne, comuni, 725 milioni di euro. Questo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i comuni, ma senza i progetti per noi ci passerà sulla testa e non succederà nulla. Tanti dicono che è come se fosse un piano Marshall senza la guerra. L'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale si è ripresa con il piano Marshall. Ma tanti poi hanno aggiunto che il piano Marshall era il 20% di quello che è oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco perché è così importante. Poi
scusatemi, ecco qua. Allora, un altro comizio è stato fatto a San Nicola dal candidato sindaco Aldo Guarracino e ha parlato di due cose. Diciamo che lì devo dire che sono contento, insomma, mi ha anche rinfrancato un po', perché alcune cose le condividiamo, tipo hanno detto: vogliamo che l'oasi di Bosco Camerin ritorni come era prima, e noi siamo contenti perché lo era, ve l'ho fatto vedere le foto prima. E poi è stato anche detto che vogliono realizzare un progetto per recuperare il tempio a San Nicola, sepolto sotto il terreno. Sarebbe questo. E io voglio far vedere questa cosa. Questi reperti sono nel Museo Nazionale di Napoli oppure a Pestum. Questi reperti sono stati trovati a San Nicola, sono lì chiusi negli scantinati. Noi abbiamo approvato, e quindi aggiungo a quello che hanno detto a San Nicola, abbiamo approvato nel 2011 un progetto esecutivo con il parere della sovrintendenza, quindi vi prego, non pensate ad altri progetti, il progetto sta già in comune. L'unica cosa che bisogna fare probabilmente è rivedere i prezzi, perché dal 2011 a oggi sono passati 11 anni, però il progetto c'è, è stato approvato anche dalla sovrintendenza e deve essere solo finanziato, e oggi con il PNRR ci possiamo riuscire. Ecco com'è il progetto, vedete, è una passerella in legno che gira intorno all'area archeologica e la parte che sarà scavata dovrà essere poi protetta da questi cubi. Questo ce l'ha approvato già la sovrintendenza e l'ha seguito passo passo la dottoressa Cipriani, che all'epoca era direttrice del museo di Pestum. Quindi questa cosa già c'è, quindi li ringrazio che vogliono fare questa cosa, ma già ci avevamo pensato, poi non so perché questo progetto è rimasto chiuso negli archivi del comune. Comizio di Antonio Marra. Questa cosa, ragazzi, se io l'avessi saputo, figuratevi, però non è il 2010, perché il centenario della Grande Guerra, per noi 15-18, però è iniziata nel 1914, è sbagliato, ha detto 2010, non è il 2010, cioè le medaglie che si dovevano ritirare, probabilmente dal 2014 in poi, tanto è vero che hanno iniziato con gli onori militari il 24 maggio del 2014, non ce l'ho più, ed è finito il 4 ottobre del 2018, non ce l'ho io. Quindi forse Antonio si è sbagliato qui. E un'ultima cosa e chiudo, perché devo passare la parola ai candidati, perché li dovete conoscere bene fino in fondo. Sommessamente lo dico, vi prego, veramente non andiamo sul personale, perché le cose che ho sentito sulla senatrice, per la scelta che ha fatto, che è una scelta di coraggio e di campo, non è giusto, veramente non è giusto. Quindi manteniamoci in un alveo di rispetto istituzionale e grazie. Passiamo ora la parola ai candidati. Chiamo al centro del palco l'avvocato Ezio Catauro. Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti così numerosi. Prima di iniziare il mio breve discorso su quello che sui motivi che mi hanno portato ad affrontare questa esperienza, non è la prima volta che mi capita a 54 anni, quasi 55, di affrontare il corpo elettorale. Consentitemi un saluto a una persona che è scomparsa di recente, all'onorevole Ciriaco De Mita. Ciriaco De Mita era il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, a cui ho aderito
il 25 novembre 1985, vale a dire il giorno dopo aver compiuto 18 anni. Feci due cose quel giorno: l'iscrizione alla scuola guida e l'iscrizione alla Democrazia Cristiana. E questo era, c'erano due persone che mi ricordo e che mi sono rimaste nel cuore. Uno è Davide Fusco, che sicuramente sarà in mezzo a voi, e l'altro, che purtroppo non c'è più, Piero Vicilli. De Mita è stato un protagonista assoluto della politica nazionale dal dopoguerra fino a quello che poi i giornali hanno battezzato Prima Repubblica, poi Seconda Repubblica. De Mita era un grande politico, ma che non aveva dimenticato nella maniera più assoluta la sua terra. Prima, qualche sera fa, sentivo parlare altri candidati, altri comizi, sentito sui social, di amore per la propria terra. De Mita aveva amore per la propria terra. Voi provate a immaginare che cosa sarebbe stato l'Alto Sele, alle Irpinie in generale, se non ci fosse stato De Mita. Praticamente sarebbe stato arretrato peggio del Nord Africa, probabilmente. Ripeto, questo significa amare la propria terra, non altro. Perché mi sono candidato? E perché mi sono candidato con Giuseppe Capezzulo? Io, i miei anni di studi, che mi hanno portato anche per un periodo lontano, un periodo universitario, ho sempre seguito le dinamiche del mio paese. Paese che amo, paese che mi ha visto nascere e crescere, dove ho stabilito la mia attività professionale, che sta a pochi metri da qua, dove io ho deciso di investire, perché io amo questo territorio, io amo questa terra, io amo Albanella. Io sono figlio di contadino e ne vado fiero, ne sono orgoglioso e non ho mai interrotto il legame che mi lega alla terra. Mi sono candidato con Giuseppe Capezzulo perché Giuseppe è una persona profondamente legata alla propria terra, è un profondo conoscitore della macchina amministrativa, è una persona capace, è una persona che ha le risposte alle domande che gli vengono poste, prima ancora che uno le finisca di formulare. Giuseppe è una persona onesta, è una persona per bene. Ecco perché sono nella sua squadra, ecco perché io sono candidato con lui. Con Giuseppe ed altri amici, nella fase prima dell'inizio della campagna elettorale, vale a dire la fase preparatoria, la fase che ci ha impegnato alla stesura del programma elettorale. Allora ci si presentava davanti alle emergenze che attanagliano il comune in questo periodo, in questa fase, cioè la fase che parte ormai da lontano. Allora, a un certo punto, l'argomento è caduto sul contenzioso che il comune di Albanella è parte in una serie indefinita di giudizi civili davanti al giudice di pace di Rocca d'Aspede, davanti al tribunale di Salerno, davanti al TAR, davanti a tutte le autorità giudiziarie presenti dove rientra la competenza del comune di Albanella. Ebbene, ho avuto modo di toccare con mano quelli che sono le tristi realtà del contenzioso. Ci sono dei decreti ingiuntivi che sono piovuti a valanghe, che piovono tutt'oggi, ma che c'è un
gli uffici non riescono a interagire tra di loro e non riescono a interagire adesso con la politica, non riescono a interagire perché la politica non c'è, perché c'è il commissario straordinario, ma anche quando c'era il sindaco gli uffici non riuscivano a interagire. Perché non riuscivano a interagire? Perché sono sotto organico, ci sono una miriade di problematiche da affrontare e probabilmente in più di un'occasione capitava che qualche decreto ingiuntivo, qualche documento non si riusciva ad evadere, qualche pratica. Ora, per non parlare poi di un altro annoso problema, quello della vertenza Scout Speed. Scout Speed, tutti quanti, scusatemi, la vertenza Scout Speed, che cosa? Praticamente nel 2017-2018 l'amministrazione dell'epoca si inventò un sistema per fare cassa, però senza guardare a troppi dettagli, probabilmente non è stato ben consigliato, perché tutti quanti teniamo alla sicurezza del territorio, teniamo alla nostra sicurezza, tutti quanti abbiamo interesse a che vengano rispettate le regole, vengano rispettate i limiti di velocità, vengano rispettate i divieti di sosta. All'epoca ci si inventò questo maldestro strumento che si chiamava Scout Speed, cioè praticamente un'autovettura che rincorreva le altre superavano di 5 km orari il limite, che cosa succedeva? Arrivavano le multe a casa. Purtroppo, o per fortuna, qualche cittadino ha cominciato a ribellarsi e hanno cominciato a proporre i ricorsi. Sono piovuti ricorsi ai danni del comune a valanga. Parliamo di circa 400 ricorsi davanti al giudice di pace e circa 200 ricorsi dinanzi al prefetto. Ora, il giudice di pace condannò il comune di Albanella anche, cioè, ritenendo che quel sistema non fosse regolare, fosse un sistema maldestro, un sistema in violazione di legge, e condannò, il giudice di pace ha condannato il comune a pagare le spese. Parliamo di oltre 400 sentenze. Ma la cosa più drammatica per il comune di Albanella è stata che quando fu stipulato il contratto con questa società che gestiva questo servizio, non si guardò troppo nei particolari e troppo nei dettagli. Si è scoperto poi che i proventi delle multe che venivano pagate da qualche malcapitato cittadino andavano a finire in un conto privato, su un conto privato intestato a questa società. Il comune praticamente di tutte queste multe non ha ricevuto niente, ha ricevuto solo danni. Ora, il problema del contenzioso sarà affrontato e io sarò uno di quelli, per competenze, vorrei, come sono 25 anni, come dicevo prima, che svolgo l'attività professionale di avvocato, e questo è un problema che potrà essere risolto cercando di affiancare agli uffici preposti anche qualche collega, qualche avvocato che sia da supporto, anche da personalmente in via del tutto gratuita lo farò e già mi impegno sin da ora a farlo, per far sì che non si verifichino più questo tipo di situazioni. Sarà anche, mi impegnerò affinché
il comune di Albanella, come anche altri comuni ce l'hanno, di dotarsi di un albo di professionisti, in questo caso avvocati, ma anche altre professionalità del territorio. Cioè noi dobbiamo privilegiare i professionisti che sono di questo territorio, i professionisti, parliamo di avvocati, ingegneri, non devono venire da lontano, non devono venire da lontano solamente a prendersi l'incarico e poi andarselo a spendere nei loro paesi. Noi dobbiamo privilegiare le intelligenze del posto, questo è il mio impegno. Un altro settore, un altro comparto che pure mi vede impegnato è il settore agricolo. Dicevo prima, sono figlio di contadini e ne vado fiero e sono orgoglioso. Noi abbiamo il problema dei rifiuti zootecnici, quindi l'inquinamento. Abbiamo un problema annoso questo, perché vanno a finire poi nei corsi d'acqua, queste vanno a finire nelle falde acquifere, vanno a finire a mare, no? Ora dobbiamo snellire, dobbiamo sburocratizzare, per usare un termine di De Lucchiana memoria, sburocratizzare le pratiche per l'accesso, per la realizzazione di coperture dei paddock nelle aziende zootecniche e anche agevolare la realizzazione di impianti, di piccoli impianti del tipo di quello che ha realizzato un nostro concittadino Dionigi Lanza, tanto per intenderci. Inoltre, un altro sogno che vi vorrei trasmettere questa sera, e confrontandomi pure con Giuseppe, non è proprio un sogno impossibile da realizzare, e cioè quella di convertire i locali dell'ex mattatoio in un frantoio, ma che un moderno frantoio che consenta anche l'utilizzo degli scarti per la produzione di energia, che preveda anche un punto di ristoro, un punto di degustazione di prodotti derivanti dall'olio extravergine di olivo. Noi abbiamo un numero indefinito di piante di olivo, non abbiamo un frantoio, cioè è un caso strano questo. Noi dobbiamo far sì, il comune, l'amministrazione comunale promuoverà la costituzione di cooperative tra privati, si porrà al loro fianco e cercherà di condurli poi a realizzare questo progetto. Concludo, ovviamente questo, per fare tutto ciò ci vuole impegno e tenacia. Da parte mia ce la metterò tutta, quindi invito pertanto a votare la lista numero 2, Giuseppe Capezzuto sindaco, e se lo vorrete, ve lo chiedo umilmente, se lo vorrete dare la preferenza a Ezio Cataldo. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto per me è un onore essere qui questa sera nel mio paese, che amo tantissimo e nel quale sono cresciuta e vivo da sempre. In queste settimane ho cercato di entrare nelle vostre case in punta di piedi e devo dire che mi avete accolto tutti molto calorosamente e di questo ve ne sarò sempre grata. Grazie mille davvero.
c'è da dire che è anche uno dei traguardi che ho raggiunto durante il mio percorso nel nostro amato comune, diciamo, un percorso che è stato vissuto sempre tra le persone, con le persone e per le persone, che mi ha portato in ultimo a diventare presidente della commissione pari opportunità del comune di Albanella. Ho deciso di candidarmi con Giuseppe Capezzuto e di far parte di questo meraviglioso gruppo perché ne condivido idee e progetti, e poi voglio molto bene a Giuseppe perché credo sia una persona brava, buona e sensibile soprattutto, e quindi è molto vicino a me. Raggiungimento di diciamo questa decisione è stata ho raggiunto questa decisione perché sono accorta che avevamo degli obiettivi in comune e ci siamo dati per il bene della comunità questi obiettivi, con particolare riguardo a quelle fasce che sono più deboli e che hanno bisogno delle persone che le aiutano, parlo di persone con disabilità più o meno visibili. Diciamo che questo argomento mi riguarda da vicino, perché io rispetto ad esse, rispetto alle diverse problematiche che ognuno di loro ha, mi sento fortunata. Sono fortunata perché sono una persona con una disabilità non proprio evidente, o meglio non sempre, e sono fortunata perché mi è stata data la possibilità dal mio allora medico curante, dottoressa Antonietta Scovotto, grande mia amica, di intervenire in convegni medici, dandomi la possibilità di dar voce alla malattia raccontata appunto dal paziente e al senso di impotenza che le famiglie dei pazienti vivono. E questa è stata una grandissima cosa, un grandissimo passo in avanti e per noi e per la medicina in generale. A questo punto ritengo opportuno citare un nostro contemporaneo. Parlo di Ezio Bosso, un musicista che ci ha lasciati durante la prima fase della pandemia, il quale affermava: sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono. Con un'affermazione così significativa sento di fare la mia parte, accrescendo la cultura dell'inclusione a livello sociale, relazionale, spirituale, con azioni di sensibilizzazione, mettendo in luce gli aspetti positivi di ciascuna persona con difficoltà psicofisica o di qualsiasi altro genere, invece di lasciarli, come sempre accade, abbandonati alle loro problematiche di sempre. C'è bisogno di collaborazione e di renderli partecipi di tutto e in tutta la vita sociale che li riguarda e che ci riguarda. Mi farò portavoce e muoverò azioni di promozione e benessere per coloro che vengono considerati dalla nostra società come ultimi, diciamo, e sono pronta, diciamo, se lo concedete, a mettere a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno il mio punto di vista, il mio aiuto e il mio sostegno, e vi sosterrò sempre con tutta me stessa ogni volta che me ne sarà da te. Inoltre vorrei dire una cosa: sono consapevole che la disabilità è un macigno troppo grande da gestire. Sono consapevole che la disabilità è un macigno troppo grande da sostenere al volto, ma al tempo stesso sono anche consapevole che ci si convince che non esiste altro modo di vedere le cose, e questo è sbagliato perché un modo esiste, anzi ne esistono tanti. Uno dei
più semplici, anche se complesso, è la comunicazione. La comunicazione ha, a mio modesto parere, un ruolo cruciale. D'altronde, raccontarsi, chiedere aiuto e confrontarsi è un tratto distintivo dell'umanità stessa. E questa è una cosa che va sempre fatta. Inoltre sono fermamente convinta che le parole proteggere, aver cura, riguardino tutti gli esseri umani e nessuno escluso, e non solo gli esseri umani. A tal proposito, infatti, avrei piacere di esporvi un altro punto del nostro programma a me caro, che riguarda i nostri amati amici a quattro zampe. Mi riferisco... Grazie. Mi riferisco al loro abbandono e al randagismo che ne consegue. Scusate, ho la bocca secca, non riesco a parlare bene. Ritengo che il rifugio situato in località Bosco Camerine dovrà ritornare ad essere un vero e proprio centro sanitario. Riprendendo il protocollo di intesa sottoscritto anni fa con l'ASL e la provincia di Salerno, per una capillare identificazione degli animali vaganti sul territorio. L'identificazione con microchip e la sterilizzazione ad opera del servizio veterinario e inoltre la collaborazione con le associazioni di volontariato verranno messe in atto inoltre concrete azioni per trasferire la custodia del cane presso le famiglie del territorio che ne facciano richiesta. Inoltre sarà proposta l'adozione, ai sensi della legge regionale numero 3 del 2019, un regolamento di tutela e benessere degli animali. Scusatemi un attimo. Di concerto con la gestione dell'oasi di Bosco Camerine sarà creato uno sportello informativo, una pagina Facebook dedicata alle visite guidate per sentieri dell'oasi ma anche a spasso tra gli stessi con i piccoli amici a quattro zampe. Tutto ciò sotto la guida del WWF e quindi la nostra idea è quella di coniugare la natura, il benessere e l'amore per gli animali in un posto meraviglioso quale Bosco Camerine. Un luogo in cui potranno essere promosse anche attività di pet therapy. La presenza di un animale agisce come un ponte che offre argomenti di conversazione, stimola la comunicazione e le relazioni sociali ed ha anche implicazioni pratiche non solo nei percorsi di cura ma anche in ambiti educativi. Diciamo che per ora mi fermo qui e lascio spazio agli interventi dei miei amici, ma prima di lasciarvi vorrei dirvi una cosa che ripeto sempre a me stessa. Non sentitevi mai diversi, abbiate sempre cura delle vostre fragilità e invece di sentirvi diversi sentitevi sempre speciali. Ringrazio tutti voi per l'attenzione che mi avete dedicato, mi scuso se ho bevuto molte volte ma ho la gola che secca e vi invito il 12 giugno a votare la lista numero 2 insieme per Albanella con Giuseppe Capuzzotto sindaco e se ne avete piacere preferenza a me Luana Santa Lucia. Grazie mille. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Sono onorato di parlare a così tante persone. E per l'emozione che provo non sarà semplice, però farò assolutamente il mio meglio. Mi presento, sono Antonio Polichetti, che da sempre vive in questo comune, dove svolgo un'attività di agente immobiliare. E proprio la mia attività fa sì che nel confronto quotidiano con persone che provengono da paesi limitrofi e che decidono di venire in questo territorio a fare un loro investimento,
dove decidono di crescere e dare un futuro ai propri figli. Queste persone, che non conoscono la nostra realtà, vogliono sapere e quindi mi chiedono quali sono i servizi presenti sul nostro territorio. Ad esempio, che scuole sono presenti? Se ci sono centri di aggregazione per i ragazzi, se ci sono centri sportivi, spazi all'aperto, giardini, quali collegamenti per questo paese? Per gli anziani, cosa c'è sul territorio? Quali sono i servizi che vengono offerti loro? Sono queste le cose che interessano alle persone, alle famiglie e che permette loro di decidere se venire sul nostro territorio o scegliere altro. Ma queste stesse cose, badate bene, interessano anche alla nostra comunità che già la vive. Io sono consapevole e pienamente convinto che rendere questo paese ancora più attrattivo di quanto già lo sia, nonostante le carenze che presenta, vi chiedo di dare la vostra fiducia il 12 giugno votando Giuseppe Capezzuto e la sua squadra. Tutte belle persone. In noi troverete persone amiche e disponibili che hanno uno spirito propositivo e volontà di fare bene. La mia candidatura è nata perché sono stato sempre un uomo di squadra che ha messo al primo posto la coerenza e non l'opportunismo. Qualche sera fa ho ascoltato un candidato sindaco, come penso abbiate fatto anche voi, il quale ha detto di aver composto una lista, di averla chiusa la sera prima della presentazione. Poi aggiunge: si poteva fare meglio. E lì io avrei mollato tutto. Onestamente, non avrei voluto trovarmi nei panni di quei ragazzi. Con questa frase ha dimostrato quanto stima e considerazione abbia di loro. Ragazzi, una piccola riflessione la farei al posto vostro. Per chi vi state battendo? Il nostro candidato sindaco, con ognuno di noi, si è confrontato e ci ha voluto, dimostrando di avere una grande stima per ognuno, mettendo così in piedi una squadra che avrà una reale opportunità di governare Albanella con chiarezza e credibilità. La mia visione di paese che ho è innanzitutto bello, bello da vedere, oltre al fatto che è il primo impatto che una persona ha quando viene da noi. Ci rendiamo conto di una cosa, che a tutt'oggi sia i ragazzi che le famiglie, specialmente da adesso in poi, con le belle giornate o serate, se solo decidessero di non stare in casa e volessero fare una passeggiata con i propri figli per incontrarsi con amici, amiche, non lo possono fare, non lo possiamo fare, mancano punti di aggregazione. Questo è l'ABC per un paese civile. L'impegno che assumo nei vostri confronti sarà proprio questo. Mi impegnerò affinché questo paese possa essere vissuto e goduto da tutti, non un semplice dormitorio. La nostra condizione attuale è chiara a tutti, credo. Un piccolo esempio: a Matinella, purtroppo, quando si abbassa una serranda di un'attività commerciale, come abbiamo potuto vedere in questi ultimi anni, difficilmente si alza per una nuova attività. Lo stesso dicasi per Albanella Capoluogo, la quale presenta ancora un'ulteriore criticità. Nel momento in cui un anziano purtroppo passa a miglior vita, quella casa si chiude definitivamente ed anche in questo caso quell'abitazione resterà chiusa. Se vogliamo stare sulle cose concrete che ci toccano da vicino, oggi il valore dei nostri immobili sul nostro territorio sono davvero bassi. E questo per i proprietari, dopo anni di sacrifici, vedersi un immobile svalutare è sicuramente un danno. Parliamo della realtà attuale. La politica ha il compito e soprattutto il dovere verso questa comunità non di contribuire all'impoverimento, bensì creare le giuste condizioni di sviluppo economico. Come si fa? Bisogna avere capacità, una visione di sviluppo globale del paese, mettendo in campo progetti, sottoporli a finanziamento,
e soprattutto renderli immediatamente cantierabili. Giuseppe, sarà più preciso per quello che è stato previsto nel nostro programma da realizzare all'interno, sull'intero territorio. Io mi impegnerò e porterò avanti con tenacia quello che può migliorare la qualità della vita delle persone. E nell'immediato si è pensato di fare in prossimità della palestra qui di fianco, con un progetto che sottoporremo immediatamente a finanziamento, un grande parco, una villa comunale che si estende fino a Tempone Giampietro dall'altra parte, prevedendo viali illuminati, video sorvegliato e spazi dedicati ai bambini. Questo sarà un modo per portare fuori dalle proprie abitazioni le famiglie, i nonni finalmente avrebbero un posto dove poter fare una passeggiata, i ragazzi dove potersi incontrare. La scelta di realizzarlo lì è dovuta al fatto che il PUC prevede che in quella zona può essere realizzato. In questo modo diamo inizio ad una trasformazione del territorio e tutti i cittadini ne potranno godere. Altra cosa importante, ad esempio il tratto Ponte Barizzo-Matinella. Per chi viene si trova davanti a sé una strada buia, erba alta, una realtà che emette tristezza. Vedrei bene una pista ciclabile, marciapiedi, illuminazione. Questo già darebbe l'idea di entrare in un paese carino e accogliente. Questo che dico non sono semplici parole. Questi interventi si potranno fare perché ci sono i fondi, come ha detto prima Giuseppe. Ripeto, ci vuole solo capacità e tanto impegno. Questo significa guardare avanti, significa occuparsi delle persone che vivono qui. Fare interventi di trasformazione ha bisogno di programmazione. Nulla cade dal cielo aspettando che le cose succedano. Il nostro candidato sindaco Giuseppe Capezzuto, persona che ha già dimostrato sul campo le capacità amministrative, capacità di programmare, ripeto, cosa fondamentale, è la persona giusta, indispensabile per un cambio di passo, che come abbiamo potuto purtroppo appurare, ed è sotto gli occhi di tutti, il nostro comune è in una situazione di stallo. E certamente non lo si può addebitare a Baggini, persona per bene e che saluto. Oggi più che mai l'esperienza di Giuseppe potrà fare la differenza, sollevando questo comune da quelle che sono le problematiche in cui versa. Gli slogan da bar che sentiamo, adesso basta, vogliamo cambiare, vogliamo il nuovo, sono cose prive di contenuto. A noi piace essere concreti. Noi, per nuovo, per cambiamento, intendiamo cambiare il volto di questo paese, non chiacchiere. C'è un programma che è e sicuramente a breve sarà nelle case di tutti. E per ogni progetto che si è pensato, si è fatto riferimento con quali mezzi sarà possibile realizzarlo. Oggi voi siete chiamati ad un senso di responsabilità. Sbagliare una scelta comporterà conseguenze a dir poco inimmaginabili. Oggi noi tutti ci mettiamo la faccia e l'impegno per raggiungere l'obiettivo della vittoria in questa competizione elettorale. A voi capire che questa è un'opportunità da non perdere. Sicuramente il fatto che ci siano 4 liste e quindi 48 candidati al Consiglio Comunale, oltre i 4 candidati sindaco, in una piccola realtà come la nostra è facile trovarsi nella situazione dove quasi ogni famiglia ha un candidato. Questo sta a significare che ci potrebbe essere una grande dispersione di voti. L'invito che rivolgo a voi tutti è per il bene di questo paese, vi chiedo di darci pienamente la vostra fiducia. Certezze, affidabilità, competenza, impegno sono le caratteristiche che contraddistinguono il nostro candidato sindaco. A seguire, come vedete, ci sono ragazzi che sicuramente alle mie spalle che sono degni di ricevere il vostro apprezzamento. Albanella ha bisogno di una politica che sappia assumersi la responsabilità
di scelto che vada a sostegno e a difesa dei cittadini, i quali necessitano di istituzioni presenti che rispettano gli impegni presi. Noi vogliamo garantire un processo di evoluzione positiva della nostra Albanella. Premetto che già dalla formazione delle liste è stato chiaro a tutti quello che stava accadendo. Salti acrobatici di candidati. Mentre nella precedente competizione erano da una parte, acqua. Da una parte, improvvisamente oggi si trovano da tutt'altra parte. A questo bisogna dire basta. Basta cambiare vestito, basta cambiare casa, o meglio, basta cambiare paese per ripulirsi. Insomma, basta mascherarsi negando e rinnegando se stessi. Ed è forse questo il rinnovamento che tanto dicono, la discontinuità, il nuovo che avanza. Ma veramente pensano che la gente sia stupida? Vedete, anche noi in questo, noi siamo differenti. Noi continueremo a rivolgerci agli albanesi liberi, alle donne, ai giovani, alle famiglie, al mondo del lavoro e dell'impresa, al mondo della cultura. È evidente che percorreremo una strada in salita, rinunciando forse a qualche pacchetto di consensi, ma preferiamo incontrare gli albanellesi per dire a ciascuno di loro che se ci crediamo possiamo cambiare davvero questa nostra realtà. Vogliamo confrontarci con la società albanellese in tutte le sue espressioni, sane ed oneste, per poter condividere un programma che ci proietta nel futuro, soprattutto che faccia delle regole, della normalità, della meritocrazia la sua parola chiave. Nell'avviarmi alla conclusione vi ricordo una frase che porto sempre nel cuore: dove non osa il coraggio degli individui regna l'abitudine, e così si legano le gioventù e le aspettative alle vicende degli altri, rimanendo spettatori passivi della nostra stessa esistenza. Noi tutti dobbiamo essere primi attori, e questo è il vostro momento. Noi ci siamo, e voi? Ringrazio tutti per la partecipazione, la condivisione e la grande emozione che ci dimostrate con entusiasmo in quella che sarà una futura missione. Concludo il mio discorso, anche se è stato un po' lungo, auspicando una campagna elettorale condotta senza ingiurie, ma con la convinzione che l'amicizia, la dignità e l'onestà siano valori irrinunciabili e non trattabili. Grazie di cuore a tutti. Lavorare insieme sarà la nostra missione. Votate la lista numero 2, Giuseppe Capezzuto, e scegliete un vostro candidato. Grazie. Passiamo ora la parola a Paola Sabbia. Un saluto affettuoso a tutti, sono Paola Sabbia, ho sempre vissuto nella nostra piccola comunità e qui ho deciso di investire tutta la mia vita, costruendo qui il mio bene più prezioso, la mia famiglia. È la prima volta che mi presento in una lista elettorale e vi dirò che quando Giuseppe Capezzuto ha proposto di affiancarlo in questo nuovo progetto elettorale, non vi nego che la mia risposta è stata un secco no. Ma proprio categorico, perché una cosa del genere non era nei miei progetti in questo momento. Eppure le parole di Giuseppe mi risuonavano continuamente nella testa, ho continuato a pensarci per giorni, e quindi poi a un certo punto il mio no si è trasformato in un perché no, o perché non proprio io, o in un se non ora quando. Il se non ora quando l'avrei evitato, perché con una campagna elettorale con 48 candidati forse potevo partire in maniera un attimino più semplice, però è andata.
Allora, da cittadina consapevole delle criticità del nostro territorio, perché come voi, tutti quanti noi, le criticità del nostro territorio le conosciamo, le viviamo e ne siamo consapevoli, però dobbiamo fare in modo che tali criticità si trasformino in potenzialità, perché dobbiamo tornare a vivere il nostro paese, perché ne abbiamo tutte le possibilità. Qualche anno fa ho lasciato a pochi esami dalla laurea, la mia carriera universitaria, perché ho scelto in piena consapevolezza di diventare mamma e di diventare moglie. Però di fatto il mio interesse per il mondo della scuola non si è mai allontanato, perché sono sempre stata rappresentante di classe, sono stata membro del consiglio d'istituto e ho sempre fatto sì che la voce soprattutto dei bambini e quella dei genitori giungesse all'istituzione scolastica, e ho fatto da tramite tra di loro, perché fondamentalmente, come diceva un componente della mia squadra, è fondamentale il confronto e il dialogo. Diciamo che veniamo fuori dal nostro territorio, viene fuori da anni difficili e complessi per tutta la comunità scolastica, e per comunità scolastica intendo tutti i bambini, i genitori, le insegnanti, il personale scolastico. Abbiamo dovuto adattarci a delle nuove situazioni, a delle nuove realtà. La pandemia ci ha colto totalmente impreparati, data la situazione che già vivevamo. Ma nonostante tutto ce la siamo cavata, ci siamo accontentati e dobbiamo in qualche modo cercare di risolvere. Essere consigliere per me significherebbe continuare a portare avanti il lavoro che ho sempre fatto in tutti questi anni, però avendo una voce istituzionale, quindi potendo portare avanti le istanze di tutti. Lo scorso anno mi è stato proposto di riprendere gli studi e ho cominciato un corso da operatore sociosanitario. Ho colto a volo l'occasione, perché è sempre una crescita imparare e confrontarsi con delle nuove realtà. Questi studi mi hanno cambiato completamente la visione della mia vita. Innanzitutto mi hanno migliorato come persona, però ho cominciato anche a guardare gli altri, soprattutto quelli che necessitano di assistenza, e quindi mi riferisco ai fragili, alle persone anziane, con altri occhi. Qualcuno mi ha detto che ho dovuto imparare a indossare un nuovo paio di occhiali, ed è proprio quello che ho fatto, e ho visto un mondo carico di umanità e di complessità. È tanto tanto difficile, e quindi la domanda che mi sono posta è stata: il nostro territorio, per far fronte ai bisogni socioassistenziali e sanitarie dei nostri anziani, delle persone fragili, cosa fa? Cosa offre? E sfortunatamente mi sono dovuta rispondere: niente. Perché niente? Quindi credetemi, spero vivamente ci venga data la possibilità di realizzare concretamente progetti che possano essere sostegno e aiuto alle persone fragili, agli anziani, e non dimentichiamo le loro famiglie, perché le loro famiglie spesso si trovano ad affrontare situazioni estremamente complesse e delicate. Parlando con mia nonna, mi raccontava del famoso circolo degli anziani, a cui lei e mio nonno partecipavano in maniera molto attiva, non si perdevano una festa, e venivano organizzate tante belle manifestazioni nella più totale semplicità e armonia. Ecco, è nostra intenzione riaprirlo. Poi fu chiuso dall'amministrazione, che è successa poi a Giuseppe, perché poi mi sono informata successivamente, è stato Giuseppe ad inaugurare, ad incentivare l'apertura di questo circolo per anziani. E quindi l'idea è di riaprirlo e di organizzare non solo attività ludiche, ma soprattutto attività di sostegno. Un'attività che potrebbe essere interessante è l'AFA,
e l'attività fisica adattata. È un programma di attività fisica svolto in gruppo e con esercizi appositamente pensati alle problematiche personali, alle problematiche personali di ognuno di loro. Allora, io non posso e non voglio fare promesse, ma sono certo che con l'aiuto e la partecipazione di tutti dobbiamo e possiamo realizzare tanti progetti che devono includere la popolazione tutta e rendere vivo e soprattutto vivibile il nostro paese. Io da tanto mio vi prometto che ce la metterò tutta per dare il meglio di me in base a quelle che sono le mie competenze e metto a vostra completa disposizione la mia apertura all'ascolto e all'accoglienza. Grazie e votate Giuseppe Capezzuto. Ora chiamo sul palco Valeria Mazzarella. Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Valeria Mazzarella. Sono moglie, mamma di Nicole e Chloe, impiegata amministrativa e una cittadina di Albanella. Mi reputo una persona determinata, coerente e onesta. Questa non è la mia prima volta in politica. Sono stata già presidente del Consiglio Comunale nel quinquennio 2009-2014. Questa esperienza mi ha permesso di conoscere più da vicino la macchina amministrativa. Un'esperienza importantissima che oggi mi rende più consapevole e per certi versi anche più preparata ad affrontare, lo spero, questa nuova esperienza politico-amministrativa. In molti, durante questi incontri, mi hanno chiesto il perché della mia candidatura. Mi rispecchio molto in una celebre frase del presidente Kennedy: non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. Sono convinta che per ottenere qualsiasi risultato siano necessarie alcune doti: responsabilità, sacrificio, dedizione e passione. Il mio impegno personale sarà basato sul senso di responsabilità che nutro per il mio territorio, un valore, quello della responsabilità, fondamentale, in quanto senza di esse sarebbe vana ogni azione, ogni scelta amministrativa che deve essere orientata nel lungo periodo. Come ogni cosa importante nella vita, anche questa non la si può affrontare senza la giusta dose di sacrificio. Sono pronta a dedicare il mio tempo, le mie competenze per il bene comune, per il bene di tutti. La dedizione. Credo fino in fondo in quello che faccio, nei progetti e nelle sfide che sarò chiamata ad affrontare se voi vorrete sostenermi. Infine, tutto questo non può essere svolto e affrontato senza la giusta dose di passione, passione per la politica, che per me è stato e sarà soprattutto ascolto e confronto, anche con i cittadini che hanno opinioni diverse, perché sono sicura che ogni opinione va ascoltata e presa in considerazione. Questo può essere la sintesi della mia candidatura. Un'altra domanda che ritualmente mi viene rivolta durante gli incontri con alcune famiglie è: perché Giuseppe Capezzuto? Perché proprio lui? Nessuna scelta nella mia vita è stata il frutto di qualcosa di casuale, tutt'altro. Come detto all'inizio, mi reputo una persona coerente. Ho creduto in Giuseppe Capezzuto e nutro fiducia e una profonda stima nella sua persona e nelle sue capacità. Condividiamo gli stessi principi, la stessa passione per il bene comune, principi e passioni che abbiamo rappresentato nel programma elettorale, condiviso, partecipato non solo con la squadra, ma anche con i cittadini di Albanella.
Nello stilare il programma elettorale ho posto particolare attenzione su alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali per il nostro territorio: lo sviluppo socio-economico, la valorizzazione del territorio, una maggiore vivibilità e nel pieno rispetto dell'ambiente. Vi ho indicato pochi punti su cui bisogna agire e bisogna fare in fretta. Albanella non deve perdere più tempo e soprattutto non deve perdere più opportunità. Opportunità che abbiamo grazie anche ad importanti strumenti, come anticipava nell'apertura il candidato sindaco Giuseppe Capezzuto, offerti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, di cui sentiamo con ridondanza. Non mi dilungo nello spiegare i dettagli, visto che si è fatta anche una certa ora. Infine, avviandomi alla chiusura, vorrei fare un appello. Anche i più piccoli, ragazzi e bambini, che oggi ancora non possono votare, ma che sono i cittadini e che saranno il futuro del nostro territorio. Cari bambini, ricordatevi che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, ve lo diceva anche Greta. Non si è mai troppo piccoli per esprimere il proprio pensiero, non si è mai troppo piccoli e qui neanche troppo grandi per sognare, non si è mai troppo piccoli per dialogare con le istituzioni e collaborare per rendere il proprio paese il paese più bello del mondo. Mi impegnerò affinché ogni scelta amministrativa vada in questa direzione, per consegnare a voi nuove generazioni un paese migliore. Grazie ancora a tutti voi per essere qui stasera, numerosi ad accoglierci. Il mio appello è voto in questo, il mio appello al voto è d'obbligo in questo momento, quindi concludo dicendo, se vi fa piacere, votate la lista numero 2, candidato a sindaco Giuseppe Capezzuto, e se lo vorrete sono Valeria Mazzarella e sono a vostra completa disposizione. Mi approfitto per alzare le mani al cielo e per fare un caro saluto a due persone che hanno sempre riempito questa piazza, a due persone che hanno dato e speso il loro tempo e il loro poco tempo libero alla collettività e al bene comune: Piero Picilli e Enzo Maralli. Ciao Fabio, buonasera. Passo ora la parola ad Alfonso De Marco. Buonasera a tutti. È inutile fare le presentazioni perché, bene o male, essendo di Matinella, tutti mi conoscono, quindi saltiamo questo passo. Sapete, quando ero bambino ero molto affascinato dai cubi, dalle costruzioni tipo questa che tengo in mano e che ho preso in prestito da mia figlia di 5 anni e che poi ti riporto, non ti preoccupare. Ecco, per me più che essere una costruzione è un simbolo che identifica il perché oggi sono qua, il perché mi candido al Consiglio Comunale per queste nuove amministrative. Lo faccio per i miei figli, ho due bimbi, ma soprattutto per i nostri figli, per tutti i figli della comunità di Albanella, perché guardate, come tutti abbiamo visto negli ultimi anni non è stato costruito nulla per noi cittadini albanellesi, né tantomeno è stato fatto nulla per quanto riguarda il benessere quotidiano per i cittadini albanellesi. Purtroppo mi sto muovendo su un territorio che non mi è familiare, perché io sono sempre stato dall'altra parte, sono sempre stato dal lato di chi ascolta, valuta e poi alla fine decide. Però questa volta non sono un politico, sono un cittadino, un semplice cittadino che però questa volta si vuole rendere disponibile a quello che è il comune, a quello che è il nostro paese.
Il mio lavoro e le esperienze di vita mi hanno portato ad assumere un atteggiamento pratico e pragmatico per risolvere i problemi, per la risoluzione dei problemi. Non ci giro intorno e cerco comunque di trovare la soluzione a quello che è il problema. Si spera nel modo più velocemente e migliore possibile. Stessa cosa, stesso atteggiamento assumerò se mai dovessi essere comunque da voi e mi dovesse essere affidato il compito di essere responsabile anche dei vostri problemi, dei problemi di noi cittadini di Albanella. Date le mie conoscenze tecniche, soprattutto mi dedicherò ad aspetti tecnici ed informatici, quindi quella che è la digitalizzazione del comune, quello che è la comunicazione dell'ente amministrativo, quello che è la gestione della sicurezza e del monitoraggio del territorio. Due però saranno sempre i principi fondamentali che saranno alla base di tutto quello che farò, di tutte le mie azioni. Uno, i cittadini hanno diritto ad avere le utenze, ad avere i servizi essenziali, quindi utenze, servizi, manutenzione. Beh, è inutile parlare della manutenzione perché si sono detti fiumi di parole al riguardo, quindi penso sia inutile. Il secondo principio è che tutti sicuramente hanno il diritto di sapere la verità su tutto, ovvero conoscere quella che è l'amministrazione, la vita amministrativa, gli aspetti tecnici, gli aspetti organizzativi, gli aspetti economici, perché ricordate, siete voi che alla fine andate a votare, siete voi che scegliete un gruppo di persone per far gestire poi il vostro comune, quindi è giusto ed è il vostro diritto che sappiate effettivamente come viene gestito il comune e come viene gestita l'amministrazione. Non faccio lo stalker, quindi non girò a suonare tutti i campanelli per cercare voti perché non ne sarei manco capace, quindi, però mi è capitato sicuramente di incontrare un sacco di gente, di conoscere un sacco di gente e di riallacciare rapporti con un sacco di persone. Due sono le domande, ma più che altro sono due domande e un'affermazione. In primis, ma chi ti ci chiama? Perché è la prima cosa che viene in mente. Il perché al quale penso che ho risposto è il perché poi di questa lista. Questa lista perché? Perché la squadra credo che sia fatta da persone valide, capaci e soprattutto che abbiano capacità tecniche indiscutibili, perché li conosciamo, quindi perché credo che gli obiettivi e i programmi e i progetti che sono usciti dopo ore e ore di lavoro per stilare il programma siano realizzabili, fattibili e anche ambiziosi, perché poi quello non guasta. Quindi è la squadra soprattutto sia fatta da un gruppo di persone con capacità tali che può essere effettivamente raggiunto un ottimo risultato. Voglio concludere, anche perché visto che ci siamo dilungati, voglio concludere sempre col pezzettino di costruzione dicendo che cosa, se ritenete valida la mia candidatura, la mia persona più che altro, esprimete pure la preferenza. Se ritenete valida la lista con a capo Giuseppe Capezzuto, segnate pure un segno sulla lista numero 2 insieme per Albanella. Se ritenete valido tutto ciò, fate in modo che amici, parenti o chi vi sta seduto a fianco voti, vada prima di tutto a votare e soprattutto voti per costruirlo davvero un futuro per questo paese, perché effettivamente sono tanti gli anni persi e poi non dimenticate che comunque qualcuno dovrà pur salvarlo questo comune e credo che questa lista ci abbia tutte le capacità per farlo. Chiamiamo ora sul palco una donna forte, dalle decisioni coraggiose e competente nel suo lavoro, la nostra senatrice Felicia Caudiano. Buonasera a tutti. Allora, per
me è un grande piacere essere qui questa sera. Ho deciso di scendere in campo perché sono nata e vivo ad Albanella e come tutti gli albanellesi ho a cuore le sorti del mio paese. Innanzitutto vorrei ringraziare in modo particolare il nostro candidato sindaco, mio amico, il dottor Giuseppe Capezzuto e tutti i componenti della squadra. Abbiamo condiviso un progetto che vogliamo portare avanti per la nostra comunità, per l'intera comunità albanellese. Per me questa sera è una grande emozione, come dicevo, perché poi parlare alla mia comunità, al mio paese, comunque il mio cuore si riempie di gioia. È un progetto che, come dicevo poc'anzi, l'ho condiviso con Giuseppe e con tutti i componenti della squadra. Abbiamo cercato di condividere questo progetto portando avanti una visione unitaria fatta appunto di competenza, fatta di passione, di collaborazione. Questo per dare appunto un futuro alla nostra Albanella. All'interno della nostra squadra ci sono due rappresentanti del Movimento 5 Stelle che sono Orfeo Gaudiano e Caterina Piesco. L'azione politica del Movimento 5 Stelle mira a tutelare l'ambiente, mira a portare l'attenzione verso la salute, in modo particolare a dare quella giustizia sociale, a controllare il territorio, ma a dare una visione comune, una vicinanza all'intera collettività, in modo particolare a stare accanto a coloro i quali soffrono, a coloro i quali vivono una vita difficile giorno dopo giorno. Ma c'è anche da dire un'altra cosa, che il nostro progetto è fatto soprattutto per creare quel legame, quella fusione tra il governo centrale e il governo territoriale, quindi mettere in moto la macchina amministrativa attraverso la programmazione, la progettazione, essere celeri nell'individuare i progetti e quindi intervenire e dare un futuro alla nostra Albanella. Proprio come diceva poc'anzi, in maniera chiara, semplice, Giuseppe, noi dobbiamo attenzionare il nostro impegno in modo particolare al PNR, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il nostro paese è una grande possibilità, per la nostra Italia è una grande possibilità. E io quando parlo dell'Italia parlo anche della nostra Albanella. Non solo. Ad oggi vorrei anche portare alla vostra attenzione il mio impegno. Ho cercato di creare un collegamento infrastrutturale intorno alla nostra Albanella e mi riferisco in modo particolare all'aeroporto di Ponte Cagnano. Io lo ripeto perché l'aeroporto per noi è un volano per la nostra economia, per il nostro turismo. Come ben sapete è stato dormiente per più di 20 anni e grazie alla mia forza, sì lo voglio dire, perché amo questa terra, sono riuscita a recuperare i fondi. Attualmente si sta procedendo con l'allungamento della pista, a breve, tra circa un anno, ci saranno voli nazionali. Vuol dire avere turismo, vuol dire creare occupazione, vuol dire dare una possibilità ai nostri giovani che si allontanano, che continuano ad andare lontano a studiare, a mettere su famiglia e poi difficilmente rientrano nel nostro territorio. Abbiamo un dovere morale nei confronti dei nostri figli, quindi bisogna intervenire attraverso l'aggregazione, attraverso la condivisione di tutti, mettendo da parte l'individualismo e il protagonismo. Non solo, quando parlo di turismo non parlo
parlo solo della costiera cilentana e della costiera amalfitana, ma parlo anche della mia terra, parlo dei paesi dell'entroterra, parlo di Albanella che gode di una posizione geografica strategica. E noi qui dobbiamo intervenire sulle nostre ricchezze. Queste ricchezze le dobbiamo trasformare grazie ai fondi, dobbiamo essere capaci di intercettare i fondi e trasformarli appunto in progetti. Vorrei anche portare alla vostra attenzione l'alta velocità, che è una grande possibilità per tutti noi. E poi infine vorrei ricordare che da poco abbiamo terminato i lavori di restyling per quanto riguarda la stazione di Capaccio e a breve c'è in atto un ulteriore progetto che terminerà con la creazione del sovrappasso. Questo vuol dire portare ricchezza anche qui da noi ad Albanella in maniera indiretta, ma vuol dire creare infrastrutture, perché se non abbiamo le infrastrutture noi non possiamo creare ricchezza sul nostro territorio. Ecco perché sono scesa in campo, perché nel momento in cui ho creato questo cordone intorno al nostro territorio, oggi con la collaborazione di Giuseppe e della nostra squadra dobbiamo creare ricchezza all'interno del nostro territorio, della nostra Albanella, e questo lo possiamo fare solo con l'aggregazione, con l'unione, con la condivisione di tutti, ognuno per la propria parte, ognuno per la propria competenza, perché ognuno di voi è fonte di ricchezza. E solo attraverso la collaborazione, l'unione, possiamo dare questa grande trasformazione. Siamo una squadra di una lista civica. Ognuno di voi si può identificare in ognuno di loro, per ideologia politica, per ideologia culturale. Insieme, insieme possiamo trasformare il nostro paese e dare ad Albanella ciò che Albanella merita. Grazie, grazie di cuore. Allora, riprendo di nuovo la parola per chiudere questo comizio parlando di programma elettorale. Prima i candidati hanno detto che a breve arriverà in tutte le case, l'abbiamo dato alle stampe, e già dalla settimana prossima sarà pronto l'opuscolo che distribuiremo a tutti voi. Però delle cose, siamo a Matinella, devo dirle perché riguardano questa zona, questa comunità. Intanto il simbolo, il nostro simbolo, è questo qui, è un simbolo particolare, un po' elaborato sicuramente, perché abbiamo pensato di racchiudere nella parola insieme tutto il comune, e sotto ci sta questo disegno, l'ho detto ad Albanella, lo voglio ripetere anche qui, questa incisione a punta secca racconta Albanella nella luce della sua bellezza, qui c'è tutto, tutto, tutta Albanella. Il centro storico, le chiese, la bufala, la mozzarella, l'olio, gli uliveti, c'è tutta Albanella nella sua bellezza. E noi volevamo rappresentare proprio questa cosa per valorizzarla e per portarla come era un tempo con il nostro programma elettorale. Il programma elettorale, la prima cosa che faremo, l'ho detto ad Albanella e lo ripeterò in tutti i comizi, metteremo mano alla macchina comunale. Senza una macchina comunale efficiente nessuno può andare avanti. Lo farò io, ma lo dovranno fare necessariamente tutti quanti gli altri. Non si può tenere un comune con 11 dipendenti. È impossibile, veramente è impossibile. Ne avevamo 21 nel 2014 e non ce la facevamo. Immaginate oggi in che stato sono. Quindi io non oso immaginare gli arretrati che ci sono, le cose che purtroppo non riescono a portare avanti, perché effettivamente non ce la possono fare. Quindi noi o chi sarà dovranno fare i concorsi pubblici, è indispensabile, e noi abbiamo individuato già nei settori dove c'è carenza, vigili urbani. E come si fa la sicurezza senza vigili urbani? Lo ripeto fino alla noia, come si fa? Chi dovrebbe vigilare? Oppure ancora, l'anagrafe.
L'anagrafe è fondamentale. Tra qualche anno ci saranno i pensionamenti e se non c'è un affiancamento prima, come si farà a trasferire le conoscenze? Chi lo porterà avanti un ufficio così importante? Oppure ancora, ragionerie e tributi, i lavori pubblici e l'urbanistica, si parla tanto di progetti che sono lì in comune, che non vanno avanti, e chi dovrebbe farlo? Il convenzionato che arriva, fra 6 mesi va via, forse rimane, bisogna vedere. Non è possibile, quello è il cuore del comune, quindi il cuore del comune deve ritornare a funzionare come era un tempo, ci vogliono nuove leve, ci vogliono i concorsi pubblici che bisogna fare. Poi a questi si può integrare anche con altre soluzioni, ma quella è un'integrazione che viene un minuto dopo, intanto bisogna costituire il cuore del comune, l'unico modo passa attraverso i concorsi pubblici. Andiamo avanti, il PNRR, ok, l'abbiamo detto tutti, sono 235 miliardi di euro che saranno spesi nei prossimi anni su tutto il territorio nazionale e noi qui ci dobbiamo organizzare per intercettare questi fondi. Lo dirò fino alla noia perché il nostro programma elettorale è calibrato su questo grosso programma di finanziamento, perché mai è successo in Italia o in Europa, perché è un piano che riguarda tutta l'Europa, una situazione del genere e noi ci dobbiamo trovare pronti ad organizzare progetti validi per farli finanziare. Ma quale opportunità per Matinella? Siamo a Matinella, abbiamo delle cose nel nostro programma elettorale che vogliamo fare. Ebbene, la sicurezza stradale e la viabilità, l'hanno detto anche i candidati al Consiglio Comunale, la viabilità è importante come la sicurezza, ma non con una macchina che ci insegue per farci la multa, quella no, non va bene. Ma perché no organizzare con la provincia la possibilità di fare qualche rotatoria in più per rallentare la velocità o mettere un sistema fisso di videosorveglianza? Questo bisogna fare e si può fare, ma ci vogliono anche i vigili, altrimenti chi lo va a fare questo? Il sindaco? Non è di sua competenza. Ecco che è importante quindi partire dalla sicurezza stradale e dalla viabilità. E deve esserci un monitoraggio continuo sul territorio, ma con le persone adatte, con i concorsi pubblici, con i vigili urbani. Non possiamo andare in prestito per avere i vigili urbani in un territorio di 6.500 abitanti quasi e 40 km quadrati di territorio. Non si può fare. Ancora, sempre sicurezza stradale e viabilità, valuteremo la possibilità, perché i fondi ci sono, di organizzare dei punti luce su tutto il territorio, non nei centri ma nelle periferie, con fotovoltaico, stanno studiando anche dei punti luce con eolico e fotovoltaico insieme, compresa una telecamera per la videosorveglianza. Questa sarebbe una bella cosa da sperimentare anche ad Albanella, perché lo stanno facendo in altri comuni d'Italia, e sicuramente migliorerà la sicurezza. Poi ci sono delle strade da migliorare. Tutto questo è previsto anche nel PUC, noi teniamo un PUC approvato, il piano urbanistico comunale, che prevede delle cose da valorizzare, delle arterie da sistemare ex novo, lo diceva prima Tonino Polichetti, vogliamo un paese più vivibile, vogliamo dei parchi, vogliamo dei marciapiedi, vogliamo delle piste ciclabili. Il PUC prevede tutte queste cose, ovviamente ci vogliono i progetti credibili e i finanziamenti per finanziare questi progetti e realizzarli, e bisogna passare per forza da tutte queste cose, un ufficio tecnico che funziona, un'amministrazione che ha le idee chiare, che faccia progetti credibili e che li faccia finanziare. Ancora per Matinella, l'area PIP. Noi teniamo, ripeto, il PUC approvato e abbiamo anche l'area per gli insediamenti produttivi. Certo, è un problema grande normare queste aree, perché per spiegarvelo in parole semplici, quando si approva un piano urbanistico comunale, tu hai approvato il quadro dello sviluppo urbanistico del comune, ma poi va normato, vanno fatti i regolamenti. Per spiegarlo in parole diverse, è come costruire una casa, realizzare tutto, mettere gli infissi, ma non mettere i vetri agli infissi. Non so se può passare il termine. I regolamenti dopo il PUC sarebbero stati
i vetri agli infissi. Noi non abbiamo detto che cosa vogliamo in determinati spazi, in determinate aree produttive. Ecco perché sono sorti quei problemi dove imprenditori hanno cercato giustamente nel loro interesse fare determinati investimenti e hanno avuto ragione al TAR. Purtroppo non è stato normato. Questo è stato il problema. Bisognava normare subito dopo il PIP, l'approvazione del PUC, gli attuativi dei vari piani di insediamenti produttivi, compreso l'area PIP. E lì, se si diceva nei regolamenti insediamenti produttivi ecosostenibili, avevi messo il vetro vicino alle finestre, non c'erano più problemi, non è stato fatto e adesso non so che cosa succederà. Non sappiamo se è ancora possibile aprire un dialogo, se dobbiamo solo ascoltare i giudici. Lo stato dell'arte non lo conosciamo bene, lo verificheremo subito dopo le elezioni se ci darete la possibilità. Ma l'area PIP di Matinella, che è nella zona che va verso Ponte Barizzo di fronte alla fabbrica dell'agricola imballaggi, noi vogliamo realizzare con un regolamento attuativo un'area moderna sull'agroalimentare e servizi. Ecco, va normata per farla diventare così, altrimenti anche lì ci può essere un'attività pericolosa in futuro, quindi va normata, va fatto un piano di insediamento produttivo e noi pensiamo di riprendere un protocollo d'intesa già realizzato dalla scorsa amministrazione per farla diventare ZES. ZES significa, sembra una parola strana, ma significa semplicemente zona economica speciale, ovvero un'impresa che si insedia in un PIP, in un'area industriale, chiamiamola così, o commerciale o produttiva, ha la possibilità per i prossimi 5, 6, 7 anni, poi dipende dalle leggi finanziarie, di non pagare le tasse allo Stato. È una zona economica speciale e il vantaggio potrebbe essere non soltanto per l'area produttiva, ma anche per tutte le attività produttive che ci sono intorno. Questa è una cosa che non esiste da tanti anni, ma che si può fare. E noi l'urbanizzazione dell'area PIP intendiamo farla con l'ASI di Salerno, perché con l'ASI di Salerno è possibile intercettare i fondi e in quella scheda che vi ho fatto vedere prima finanziano infrastrutture nelle aree produttive, il PNRR, però non direttamente ai comuni, bensì o alle regioni o alle aziende speciali come l'ASI di Salerno. E questa è la nostra idea dell'area produttiva, se vogliamo attivare il commercio in questa zona come era un tempo florido e nuove attività produttive che ci possono portare ricchezza e posti di lavoro. Questa è la nostra idea di sviluppo, però normata affinché ci siano insediamenti produttivi ecosostenibile e che seguono la vocazione del territorio. Queste sono le parole che metteremo nei regolamenti attuativi. Ecco, i candidati parlavano di marciapiedi, parlavano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma c'è anche un altro fatto: l'isola ecologica è chiusa. Cioè, come si fa a fare la raccolta differenziata con l'isola ecologica chiusa? Dove portiamo le nostre cose? Cioè, magari si scoprirà che ci sono discariche ovunque sul territorio, ancora più di quanto pensiamo che ci sono, ma non può stare chiuso l'isola ecologica. E in realtà ci sta una misura, la misura 2, la componente 1 del PNRR, che finanzia eventualmente investimenti su un'isola ecologica, perché probabilmente se il commissario l'ha chiusa, perché ci sono dei problemi che noi non conosciamo, però non può stare chiusa un'isola ecologica, è gravissima questa cosa, ma ormai è da mesi che funziona così. Ancora, si è parlato di fare anche itinerari ciclabili col PNRR, la missione 5, componente 2 che abbiamo inserito lì, si possono fare. E questo è il momento per far diventare questa zona, come diceva Tonino Polichet, attrattiva da questo punto di vista, per le famiglie, per i bambini. Quanti ce ne sono qui stasera? Un parco vicino alla palestra comunale che trasporta, è un parco per bambini, un parco giochi per più piccoli, sarebbe perfetto per questa comunità, perché è in fermento, è in crescita.
È questo quello che noi vogliamo realizzare. Le scuole, e qui si potrebbe aprire, diciamo, un grande discorso. Le scuole e lo sport insieme l'abbiamo messo nel nostro programma elettorale, anche questo finanziato dalla missione 4 componente 1 del PNRR. Noi vorremmo, e l'ho detto anche ad Albanella, che il campo sportivo di Borgo San Cesario, dove era prevista l'erba sintetica, ritorna ad essere quello che era un tempo, ma con l'erba sintetica, non chiuso come oggi. Non è possibile pensare erba naturale ad un campo che poi, se visto, è come non fare nulla, diventa uno sterrato, un terreno in terra battuta. Ecco perché noi avevamo previsto nel 2013 un progetto con l'erba sintetica, che poi è stato stravolto e non se ne è fatto più nulla. Come la scuola media qui a Matinella, è chiusa, no? Da diversi anni è chiusa. Io non so se pare in realtà che il commissario abbia presentato un progetto ai finanziamenti del PNRR. Vedremo se va avanti, vedremo, perché poi è previsto l'abbattimento e la ricostruzione della scuola media, questo lo verificheremo. Però sicuramente bisogna far ritornare nel più breve tempo possibile la scuola media qui a Matinella, altrimenti diventa un disagio per questa comunità che stanno vivendo tutte le famiglie. Sempre le scuole e lo sport, qua ci sono due bandi importanti, la misura 4 del PNRR componente 1 e il bando che è uscito proprio in questi giorni, si chiuderà ad ottobre, che finanzia proprio la costruzione o il recupero e la valorizzazione di impianti sportivi. Noi teniamo la palestra qui a Matinella chiusa e quella va riaperta, va riammodernata, va valorizzato anche da un punto di vista energetico, perché oggi i soldi te li danno se poi dopo vicino ci mette un investimento che porta un risparmio energetico. Noi sappiamo oggi la bolletta quanto costa per tutti e noi da questo punto di vista ci dobbiamo ravvedere. Anche sulle nostre case dobbiamo iniziare a mettere il fotovoltaico, altrimenti la bolletta energetica crescerà sempre di più. E i fondi del 110 ci possono aiutare, perché è gratis il fotovoltaico sulle case, l'efficientamento energetico è gratis, e se non lo facciamo ora, quando lo facciamo? Questo è il punto. Ancora, abbiamo pensato, sempre nell'area sportiva che diceva Tonino, qui vicino alla palestra con il parco giochi, non so quanti ragazzi possono essere d'accordo, ma questo abbiamo verificato che è uno sport che funziona moltissimo, è in crescita ed è molto diffuso tra i giovani, che è il padel. Abbiamo pensato, se ci finanziano un progetto del genere, di realizzarlo anche qui a Matinella, un campo di padel. Ancora, eccolo qua, questo è lo sport che vorremmo creare ed è molto in uso tra i giovani ed è molto in crescita. Poi, e qui parlare di rete idrica, depurazione, ma rete idrica in particolare potremmo veramente stare nottate intere e nessuno mai riuscirà a capire com'è possibile, dopo aver speso tanti soldi, avere ancora dei problemi sulla rete idrica. Quindi siamo costretti a ripensare dei progetti che possano ristrutturare il serbatoio di Cappasanta, ahimè ancora non è ristrutturato, oppure l'impianto di sollevamento che da Cappasanta porta l'acqua ad Albanella, anche quello va rifatto, perché non ci può essere una sola pompa di sollevamento, ma ci deve essere la principale e l'ausiliaria, perché quando la principale va in blocco, alla fine il capoluogo è a secco e non può funzionare così. Erano state previste due pompe, una principale e l'altra ausiliaria. Quindi interventi urgenti anche sulla rete idrica di Cappasanta, quella parte di rete idrica è comunale e mi dicono che ci sono delle perdite perché non è stata interessata dal progetto degli 8 milioni di euro e non si capisce perché. Quindi anche ammodernamento della rete fognaria esistente e realizzazione di nuove reti in aree non ancora servite, anche questo c'è bisogno, quindi bisogna fare un progetto ben articolato, bisogna purtroppo, ahimè, nonostante tutto, nonostante aver speso 8 milioni di euro, ripensare a queste cose. Politiche sociali, ne ha parlato Paola prima, ne ha parlato Luana, a Matinella c'era, ai miei tempi c'era,
il centro sociale, ma lo vogliamo fare per gli anziani? Ma veramente si può risparmiare su un fitto? Io questo non l'ho capita, questa è come fare male a se stessi. Com'è possibile? Ci stava un centro sociale, perché chiuderlo per risparmiare il mensile di fitto, quando poi abbiamo buttato soldi a destra e a manca? Proprio su quello vogliamo risparmiare. Secondo me quindi va ripensata questa cosa, e a Matinella, se voi tutti siete d'accordo, bisogna ritornare ad avere un centro di aggregazione per gli anziani. E poi siamo sempre proiettati al futuro, quindi siamo un paese multietnico. Su queste cose dobbiamo iniziarci a pensare seriamente. Quindi un centro di aggregazione multiculturale, visto che sono anche finanziati, dobbiamo iniziarlo a pensare. Anche perché noi abbiamo tante strutture pubbliche in disuso che potremmo inserire in qualche progetto di finanziamento e vederlo realizzato. Ci sono comunità marocchine, indiane, rumene, tantissime, che lavorano nelle nostre aziende, nelle nostre imprese. Dobbiamo integrare ancora di più di quello che è stato fatto fino ad oggi, perché conoscersi è sempre una cosa positiva, e su questo ci dobbiamo lavorare seriamente. Promozione delle associazioni culturali, e vorrei chiudere in bellezza da questo punto di vista, perché l'anima di un territorio è anche, viene fuori anche attraverso le associazioni, la loro vivacità, la loro presenza sul territorio. Noi usciamo da un periodo bruttissimo, no? Il Covid ci ha chiuso in casa, però pare che è un po' alle nostre spalle, quindi possiamo da questo punto di vista sorridere guardando al futuro. E perché no? Perché so che ci stanno già pensando e si stanno organizzando da questo punto di vista, ritornare a quella che era la festa della bontà di Bufala qui a Matinella, che era una kermesse gastronomica importante. E su questo l'amministrazione deve stare a fianco dell'associazione che organizza da tanti anni questa manifestazione. Anzi, da questo punto di vista è un'occasione fortissima, perché noi poi realizzavamo addirittura delle dirette televisive e portavamo qui onorevoli, senatori, consiglieri regionali, e affrontavamo temi importanti che erano quelli del piano di sviluppo rurale, i finanziamenti al mondo agricolo, perché voi sapete che l'Unione Europea finanzia ogni 7 anni, approva i programmi. Abbiamo chiuso il 2014-2020, adesso dovrebbe esserci il 21-27, però per via del Covid c'è stato un estendimento del PSR, tant'è vero che nel 21-22 hanno messo altri soldi per le aziende agricole. E quella, la festa della bufala, è un'occasione per interagire con il mondo agricolo, per portare dei consiglieri regionali, degli onorevoli, a farli interagire con il mondo agricolo, con le aziende e con le imprese, affinché tutti quanti si muovano a prendere questi finanziamenti per ammodernare le aziende agricole, che è fondamentale per essere più competitivi sul mercato e per guardare al futuro in maniera più serena. Questo dobbiamo fare, e quella è un'occasione importante. Io mi auguro che l'associazione riuscirà a realizzarle, e noi come amministrazione saremo a fianco a loro, come abbiamo sempre fatto, per fare una grande manifestazione qui a Matinella. Questa è una parte del nostro programma, vi assicuro che è abbastanza articolato. Noi speriamo già dalla settimana prossima di inviarvelo nelle vostre case in un modo o nell'altro, oppure nei prossimi comizi che faremo o negli incontri che faremo nelle case nella prossima settimana, perché il nostro prossimo comizio sarà a Borgo San Cesario sabato prossimo. Nel frattempo faremo con i consiglieri candidati una serie di incontri nelle case, nelle famiglie, perché il contatto umano, il porta a porta è indispensabile per conoscere tante cose e per arricchirci sempre di più su quello che dovrà essere Albanella nel futuro. Io vi ringrazio, grazie veramente, ci siamo presi un po' di tempo in più, ma era importante che conoscesse la mia squadra. La prossima volta parleranno gli altri che non hanno parlato questa sera. Grazie ancora, grazie Matinella, grazie Albanella.
Avvocato.